Oggi è stata tutto sommato una gran bella giornata. Non so perché tutto sommato, cioè è stata una giornata piacevole. Mi sono svegliato molto tardi perché ero stanco, faceva molto freddo e non avevo voglia di alzarmi. Per cui mi alzo e praticamente faccio niente fino a che non devo portare la nonna a fare le unghie e scappo in centro. Per il colloquio alla World Event. Mi fanno un breve briefing per la pista di pattinaggio e sembra che incomincerò già domenica. Tutto bene. Esco con mamma, andiamo a mangiare fuori, compriamo due palle per l'albero di Natale. Due palle. E torno a casa, riporto la nonna al supermercato per comprare delle bottiglie di vino. Mamma mia, quanto rimbambita. Poi parla, 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 parla. Ieri, quando lei mi ha chiesto come fosse andata con Gloria, io quasi sai per stuzzicarla. Parla tanto, proprio come te. E lei, ma io non parlo mica tanto. Non se ne rende davvero conto, è bestiale. Comunque sia. E le belle notizie di oggi sono che ho un lavoro per cui verrò pagato decorosamente. Mi hanno inviato questa sera il copione per il cortometraggio che non ho ancora guardato perché c'è stato un problema con la mia email, non l'hanno inviato prima la mail, me l'hanno inviato ora e ora sto per andare a letto. Sono le 9, come tardi. E poi è uscito lo spot di Sky Go Plus, ancora più tagliato, è al di sotto di un minuto, sono 50 secondi. Montato con una musica orribile, però è simpatico. E sono contento. E mi è venuto in mente magari di unificare un canale, trasformare il diario in una playlist privata e incominciare a caricare i miei video. Incominciare a caricare le pubblicità, i dialoghi, i monologhi sul canale, organizzarlo e cominciare magari a curarlo dignitosamente. Detto questo,